Salve a tutti ragazzi, un saluto da Greg79, benvenuti e bentornati qui sul mio canale YouTube. Siamo qua su Farming Simulator 22, sull'Off Bergman. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, un bel like, una condivisione, un commento per sostenere il canale e la serie, e in descrizione trovate i link utili che vi possono interessare. Allora, qui io sono venuto a mettere anche il mangime, quello lì di Euca, così abbiamo il 100% qui. Ho preso anche i conigli, che gli ho messo le carote e ho comprato una balla di fieno, così abbiamo già anche qui il 100%. Come vedete sono al 30% di salute. Qui invece sono, ecco, anche qui sono al 30%. E allora oggi andiamo a fare qui, sto facendo, vediamo se è attiva. Sì, è attiva, sto finendo di fare il pesce affumicato. Una l'ho scaricata già lì, invece ce n'ho 8 cassette, ce l'ho qui, che adesso questo qui l'hanno modificato in questa versione, non fa più parte della object storage, ma è una cosa che praticamente voi ci potete mettere quello che vi pare, fino a 200, in pratica è tipo modalità quelle di default del gioco, voi ci mettete, qui ci potete mettere un sacco di tipi di roba. Però specialmente credo soltanto roba per tipo le balle non ce le potete mettere, però ci potete mettere tipo pesce, frutta, cioè tutta la tuga, quella roba lì la potete mettere tutta quanta qui adesso, e poi dopo lì ti dice cosa ne avete. Io ne ho 8 da 25 litri, che poi dopo andrò a prenderne 4 che li porterò ad affumicare anche loro, e poi vedo se quell'altro li porto già il pesce oppure utilizzare quell'altra di cose, adesso vediamo. Però oggi, ah, poi un'altra cosa, qualcuno mi ha chiesto che cos'era sto coso qui e ho scoperto che questo qui per fare il compost uno ve lo mettono già loro qua di default, quando comprate questa zona qui ci avete qua. E ho fatto il video praticamente, in teoria ne ho fatti due, di come funziona sto coso qui, quando ho fatto vedere la lavorazione del luppolo e ho fatto vedere i rifiuti organici che ci andavano nel luppolo, poi l'ho fatto vedere nello scorso video quando vi ho fatto vedere che nella chiesa c'è una zona dove poter andare a caricare, che col passare dei mesi praticamente in automatico cresce, potete andare a vedere il video, lo scorso video, per fare. E l'altro invece, però quello del vigneto alla fine dei conti ci avete già direttamente lì il bunker, però se volete fare una cosa veloce, perché il bunker dovete scaricare lì, poi dovete mettercene un po', dipende quanta uva avete fatto, però questi qui sono comodi, perché un'altra zona per fare un bunker ce l'avete anche qua dietro, però anche qui come al solito dovete mettercene parecchio, invece quelli sono comodi che voi ci scaricate la roba, tipo una produzione in automatico ve la fa. Allora, oggi, dato che abbiamo i soldi, vediamo un po' tutta la funzione qui nuova dei polli. Qui, tutta la zona qua, e faremo senza mezzi, utilizziamo cose che vi faccio vedere solo alcune per chi non ha mai giocato la mappa. E intanto le stalle sono cambiate, vedete, e non c'è più la recinzione qui, il cibo è qua, qui è rimasto sempre uguale. Allora, questo qui vi spiego come funziona. Allora, noi adesso prendiamo, allora, se dovete prendere i big bug, vi consiglio di prendere già, perché costa di meno già il prodotto finito, perché allora, quindi big bug, ci abbiamo, vabbè, il frumento è di 1000, costa 1400, però l'Off Bergam ha aggiunto anche, ma non la mappa, il big bug pack. Ci abbiamo il kitchen feed, che praticamente, però aspetta, questo qui è frumento, voglio provare a prenderlo, voglio vedere cosa mi mette, perché qui mi dice kitchen feed, però mi scrive, mi mette il simbolino del frumento, perché comprare questo è meglio, perché questo qui è originale. Voi lo pagate 1400, ma sono 1000 litri. Per andare a 2000 litri sarebbe 2800. Stessa cosa di questo qui della Grist. Questo qui invece è 2400. Dovrebbe essere frumento,
ne prendiamo due. Allora, quando lo prendiamo qui, infatti ci dice frumento, quindi conviene prendere questo qui. Voi lo scaricate qui, quando lo scaricate in questa zona qui, però questo qui, se voi avete il frumento, non c'è bisogno di comprarlo, venite qui, ci scaricate 32.000 litri e vedete che quando non lo scarichiamo da frumento si trasforma in mangime per polli. Quindi in teoria nella cosa della Mais Plus, secondo me il frumento ce lo poteva anche, non so se possiamo metterci anche il sorgo, che è l'altra cosa che serve per il, quando utilizzate il frumento, eh. Eccolo qua, ci abbiamo scaricato tutte e due. Poi dopo cosa facciamo? Ci prendiamo anche una carriola, che poi adesso voglio vedere se riesco a fare una modifica con la Mais Plus, perché qui con i polli, come vedete, come succede per i tori, non funziona tutto il reparto insilato, tutta la derazione mista, erba condizionata, erba fresca. Vedete, tutta quella roba lì non funziona. Voglio provare ad andare a vedere se poi si riesca a farla funzionare a tutte e due. Tipo anche qui, di metterci il Deuca mangime per polli, così dopo noi ci mettiamo quello lì e poi il Deuca mangime per polli, così per raggiungere il 100%. Ora per fare quello lì ci prendiamo pure una carriola. Ok. Che poi adesso la carriola la voglio trasformare in, come si chiama, a 500 litri, e se riesco a far funzionare poi quella cosa lì, essendo che questi hanno una mangiatoia di 1000 litri, io cosa faccio? Con 500 litri vengo qua sotto, carico 500 litri di mangime per polli. Qui dovete spingere anche il pulsante. Poi scarico 500 litri di mangime con lo Deuca, se riesco a farlo funzionare, e poi gli altri 200 litri che mancano andiamo a riscaricarci altri 500 litri, cioè 200 litri quelli che rimangono di quell'altro, così facciamo 700 litri di uno e 500 dell'altro. Però meno con tre cose finiamo, perché sennò con 258 litri, beh, che si può fare con, si può prendere anche i caricatori quelli piccoli, per girare qui, che è comodissimo, quelli tipo i Bobcat lì, quelli lì con una benna da, non so, fammi un po' vedere che benne ci hanno. Allora, caricatore, andiamo a vedere combinazione. Oh, c'è quello proprio da 1000, sarebbe stato più comodo 1200, eh? Però abbiamo quello da 1284, vabbè, che tanto dopo al massimo quello che rimane lo scaricate, lo riscaricate dentro. Quindi questo qui è comodissimo, perché con una sola, tac, venite lì, riempite con uno scarico solo. L'unica cosa che però, se volete scaricare altro tipo di frutto, poi dopo non funziona, quello è il problema. Ok, andiamo a vedere quante che abbiamo messo. Direi che, vabbè, mettiamocene un altro, tanto ci sta. Ok, che dobbiamo andare a vedere anche altre cose. Andiamo a vedere pure come funziona tutta la questione, anche se in teoria non sarebbero ancora pronti, perché, però più che altro per vedere se c'è differenza da subito o no, Ok, perfetto, adesso questo qui lo possiamo lasciare anche qua. Adesso andiamo a comprare i polli, prendiamo 300, così facciamo subito, eccoli qua. Adesso andiamo a vedere un po' la situazione. Ah, aspetta, è vero, devo andare a prendere anche una balla. Ci andiamo a prendere una di queste, che lì ce ne stanno 6.000, queste 7.000, quelle rotte balle erano 5.000. Quindi quella te la scaricava tutto, ma te ne rimaneva una. Poi si potevano prenderne due, così una te la finiva e l'altra rimaneva per dopo. Però, tanto questi prima che li consumano, sto qua. Questa la lasciamo qui, ora ce la scarica tutta. E andiamo a vedere
il reparto polli che aspetta i polli. In pratica c'è scritto età, che te li compri a 0 mesi, periodo di gestazione, vabbè che tanto questo credo che non conti, e pubertà 18 mesi. E quelli che abbiamo comprato noi, come si vede, sono di 0 mesi. E adesso noi faremo passare un giorno, almeno per averne a meno di un mese. Anzi, in verità potrei fare, ma secondo me fino a quando non cambia proprio la pubertà, secondo me stessi mesi, secondo me non è che cambia molto. Potremmo fare sempre delle prove andandone a cavare alcuni con un tot di mesi, ne proviamo un tot di mesi, un po' di qua, un po' di là, e per fare delle prove. Adesso intanto facciamo passare un giorno, così almeno, così smette di piovere, così siamo anche a giorno. Tanto ci svegliamo, vabbè, ci svegliamo alle 6, dai, così è sicuro. Alle 5 era già anche un po' giorno, però alle 6 per cui fammi uscire. Allora, qui abbiamo già 2 cassette di carote, poi qui mi sa che devo far ripartire se non è finito, perché di notte si spegne, forse perché essendo quando vai a dormire per sicurezza lo spegne. Allora qui, se col cibo siamo a posto, quante ne vogliamo, vedete sono andate al 100%. Ah, quant'è che ci vuole? Vediamo un po' se è partita. Vediamo un po'. No. Ah, aspetta, mi sono... Ah no, è pure giusto. Vabbè, per questa volta sono ancora a 0. Vabbè. Ok, adesso andiamo... Ah no, aspetta, è vero. E vai qui, vaffanculo. Ok, perfetto. Allora, adesso ci sono... Andiamo ad aprire qui la porta. E andiamo a vedere il funzionamento di questi macchinari. Allora, noi per portare gli animali possiamo... Aspetta che lo voglio spostare un po' più in qua. Noi possiamo utilizzare anche questi attrezzi qua. Allora, questo qui serve per trasportare dei polli. Ne trasportiamo massimo 12. Adesso noi, adesso questi sono di un mese, sono piccoli, quindi non so se noi dopo li prendiamo che sono di età più avanzata, in teoria dovrebbero dare più litri, poi adesso come salute sono bassa, perché vabbè è sempre la solita cosa che se non raggiungi, se non ci porti anche qualcos'altro, allora loro non fanno. Però noi prendiamo questo qui, andiamo qua, apri finestra animali, compra, ne spostiamo 12. La prima volta deve fare sempre sta rottura di palle che... Ok. Allora, adesso noi con questo qui li trasportiamo. Potete trasportarli pure con il rimorchio, Vabbè, massimo possiamo fare pure una prova dopo, Adesso intanto vi faccio vedere questa qui. Ce ne spostiamo 12. Poi, dato che ci siamo, i soldi ce li abbiamo, però mi devo portare, andare a prendere un mezzo per trasportare poi dopo il rimorchio. Questo lo mettiamo un attimo qua, potevo lasciarlo anche lì. Ci facciamo spawnare, cioè ci compriamo... Se no, per adesso lo prendiamo in prestito, perché tanto è inutile che lo compriamo, che poi dopo se dobbiamo aspettare... Questo qui proprio lui, che ti mette lui, che è più piccolo. Chissà se posso portare... Vabbè, ci prendiamo... No, vediamo se possiamo portare la macchina. Ah, se no c'è questo qui. Chissà, lo può portare lui. Vabbè, ma in teoria ce l'ha anche lui il coso. Vediamo un po' se... Quello credo che lo potremmo portare pure con... qui con lui. Vediamo un po'. Sempre se non è troppo basso, Infatti ci vuole per forza il trattore e niente. Era perché mi tocca cavare il peso ora.
Vabbè, selezioniamo il peso, lo lasciamo. Aspetta, però volevo almeno, facciamo cavare quella scritta lì. Ok, perfetto. Così vediamo se funziona anche questo, perché non ho ancora provato questo qui, eh. Però con questo qui ne possiamo caricare di più. Almeno così vediamo com'è tutto il funzionamento di quella cosa lì, eh. Ok. Adesso qui andiamo in retro, che facciamo prima. Ah, ne possiamo caricare 76, vuoi metterlo? Poi, come ho detto, bisogna vedere se quando sono più grandi non vi fanno più litri, eh. Quindi è probabile che se portate 12 polli vi fanno anche di più, perché adesso questo bisogna vedere pure se ci passa, eh. Adesso sto facendo una prova, eh. No, come vedete non ci passa. E perché anche se caviamo il telone, è sopra che sbatte, quindi niente. Quindi riscarichiamolo pure. Era giusto per fare una prova, per vedere se si andava, eh. Vabbè, questo lo possiamo anche restituire. Poi, se no che non è servito a niente, dopo andiamo a vedere, andrò a vedere i soldi di quanto abbiamo speso per il prestito, me li rimetto. Allora, quindi serve per forza qui questo. Il problema è che qui, come ho detto, adesso potrebbe essere adesso ci vuole un po' di tempo, perché adesso dobbiamo spostare 12 litri alla volta. Adesso qui ci segnala 24 litri, perché sono 12 litri ognuno, però io credo che ci sia differenza, perché sennò alla fine dei conti allora li compro e non gli do neanche da mangiare, faccio prima e vai a fangulo, pigliolo più lontano allora. E adesso ce ne porto un po', perché sennò dopo non vi posso far vedere tutte le cose, devo arrivare almeno a 70 litri. Ed eccoci qua, questi sono gli ultimi, e così siamo a 72 litri. Ok, questo lo possiamo appoggiare qui. Adesso questo lo possiamo far partire. Adesso andiamo anche un po' più veloce, così finisce prima, sennò. Come vedete, lui stanno girando, stanno sgocciolando. Come vedete. Ah, però ne fate di più, eh. Io ci ho messo 72 litri e mi hanno fatto 93 litri. Come vedete, eh. Vediamo se mi ha finito tutto. Sì, perfetto. Adesso ci serve un'altra cosa, che però la facciamo spawnare qui. Minchia, per trovare sto coso, per poter vedere che cos'era, ci ho messo un'eternità per capire che cazzo dovevo fare. Allora, andiamo sempre qui, nelle scatole, che io all'inizio avevo preso questa scatola qui, dico, boh, c'è scritto cosa per polli, sarà questa qui. Però l'ho provata in tutti i modi. Poi dopo, cioè, mentre stavo facendo il video scorso, tranne che dopo l'ho cavato, perché ho detto va, almeno qui dovete metterlo qui. Io ero venuto qua, facevo così, così non conta niente. Invece il trigger si trova proprio sotto. Voi dovete mettere qui e, come vedete, svuotate i polli. Questa qui è da 72 litri, infatti come vedete ce n'è rimasta. Poi, aspetta, voglio provare a vedere. In teoria di solito lui devi per forza aprire la roba, se no non funziona. E infatti,
Vedete che c'è anche l'acqua che dopo parte in automatico. Ah, quindi se mettete 72 polli vi fanno qualcosa in più, eh? E tanto 2 litri. È probabile che quando sono più grandi... Ah, sì, perché forse quando sono più grandi è probabile che fanno già loro più carne. Poi qui chiudiamo. Vedete che adesso c'è la pressione, lì c'è un... Ecco qua. Adesso anche qui andiamo più veloce, poi dopo rallentiamo. Allora, qui ci abbiamo messo 72 litri. Vediamo un po' quant'è che ne rimane. Se rimane sempre 72 litri oppure calano. Anzi, sono aumentati. Adesso da 72 sono arrivati a 82 litri. Aspetta, voglio provare a vedere se bisogna per forza aprire, perché io voglio sempre provare tutto, eh. Qui sempre qua per terra. Vedete che non mi appare iniziare il riempimento? Adesso c'è iniziare il riempimento. Ok, anche qui sono rimasti un pochettino là dentro. E mo facciamo questo qui, poi adesso... Intanto facciamo partire questo. Sì, ho sbagliato, prima potevo riempire anche quest'altra cesta qui, così. E adesso chiudiamo. Aspetta, facciamo così. Ok. Adesso chiudiamo. Facciamo aprire anche questo. Poi acceleriamo. Questo qui siamo a 83. Questo adesso è aperto. Adesso apriamo anche questo. Ok, così, poi tanto adesso mentre quello finisce noi raccogliamo quell'altro, perché tanto ci stanno sempre 72 litri solo qui. Vediamo che quant'è che se ne sono rimasti. E la madonna, 72 litri più 36. 108 litri. 108, ecco, come vedete, appena arrivata a 70 litri, qui vi spawna una cassetta. Qui adesso ha finito, sono rimasti 40 litri, quindi abbiamo fatto 110. Quindi ogni lavoro aumenta di qualcosina, di litri. Noi siamo partiti da 72 litri e siamo arrivati praticamente a 110 litri, perché è 70 più 40. Questi poi adesso li possiamo portare qua dentro. No, aspetta. Prima che ce li fa volare via. Questa funziona uguale, identica a quello che avete nella farm. Venite qui, come vedete, vi spawna la cassetta lì. Ok, e qui adesso poi dopo rimarrà così, mancano altri 30 litri per fare degli altri, e la prossima volta lo faremo. Adesso così abbiamo fatto una prova così velocemente per fare così la prova, poi dopo la prossima volta aspettiamo che crescono, così vediamo se ci danno qualcosa in più. Tipo, io vorrei far arrivare quella, tranne che la pubertà, ma minchia, c'è scritto 18 mesi, porca puttana, bisogna aspettare un bel po' prima di cavarli, eh. Però per adesso sono qui, e io direi che per questo video è tutto. Abbiamo visto anche questa funzione qui. Questa qui è proprio una funzione nuova, è stata aggiunta proprio in questa versione qui, perché i polli qui una volta c'erano gli animali normali, qui si facevano le uova e in cartone direttamente. Ora invece, essendo che non si fanno più le uova in cartone qui, hanno messo questa zona qua che potevano metterla in farm, dato che le galline
ce l'abbiamo in farm, però un adesso bisogna che portiamo le uova qui e poi dopo facciamo il lavoro qua. Ok, io direi che per questo video è tutto. Un saluto da Greg79, ci vediamo per i prossimi video. Ciao ciao a tutti.